Nell'ultima seduta del Consiglio regionale dello scorso 16 novembre, tra gli atti approvati vi è quello Quindi della si inizia la proposta di seduta parziale regionale recante proposta di modifica degli parziale modifica indirizzi regionali dell'indirizzo per la regionale recante programmazione e proposta la di definizione parziale del dimensionamento rettifica della relativa rete alla scolastica e 412 dell'offerta formativa della sezione Regione relativa alla Calabria, transizione della rete quinquennio scolastica 2017-2018-2022-2023. Un esclusivamente. anno scolastico cominciato con i peggiori auspici, quello corrente. Già prima dello squillo della campanella d'inizio, molti dirigenti scolastici si sono trovati nella circostanza di dover dimensionare alcuni plessi, che hanno portato alla chiusura di alcune scuole, situate soprattutto nelle cosiddette aree interne già disagiate. Molte le manifestazioni di protesta sollevate dai genitori e dai sindaci che si sono visti negare il diritto all'istruzione e che hanno trovato sostegno in associazioni, intellettuali, personaggi nel mondo pubblico, tanto da arrivare alla stampa nazionale. La Regione Calabria è dunque intervenuta con un Provvedimento provvedimento amministrativo amministrativo nel rispetto dei vincoli di numero S ubicato disposizione in zone territoriali ministeriale. disagiate. L'ente ha infatti potere di intervenire direttamente ed esclusivamente sull'attivazione dei numeri per l'individuazione e mantenimento dei cosiddetti punti di erogazione. La proposta approvata all'unanimità ha pertanto stabilito le soglie minime per le scuole di infanzia da 20 a 10, per la primaria 30 iscritti con deroga 10, per le secondarie da 35 in deroga 20, rimane invariata la secondaria di secondo grado. Ulteriori Consiglio deroghe regionale saranno recante proposta previste di nei parziale casi 18, ha eccezionali che non espresso parere comportino favorevole. la Avvisa chiusura dei l'ente plessi, che così la come esposti nella territoriale relazione della Regione dell'assessore Maria Calabria Francesca Corigliano. Ma alla luce anche della problematica dello spopolamento che viene rinfocolato dall'esigenza dei genitori di spostarsi in altri comuni quando chiudono le scuole, alla luce della considerazione che ogni plesso scolastico è un presidio di cultura e di democrazia e anche di legalità, nella consapevolezza che il territorio della Regione Calabria è molto difficile, abbiamo inteso con il Presidente e con la Giunta proporre questa modifica. L'Ufficio Scolastico Regionale partecipa di fatto a tutte le riunioni sul dimensionamento, quindi condivide pienamente il processo, ritenendo di aver fatto una cosa importante per garantire il diritto all'istruzione in ogni più piccolo punto della nostra Calabria.